olio, 200 ml di latte, un contenitore dove metteremo la nostra colomba, e quello originale principale, diavolini di zucchero che abbiamo usato per la mia torta di compleanno l'anno scorso. Poi abbiamo 350 g di farina, leggiamo i cartellini, pane degli angeli, zucchero, la Nutella, zucchero a granella. Dobbiamo separare gli agrumi dal tuorlo. Ok ragazzi, adesso devo frullare. Anche io. Aggiungiamo latte e olio. Faccio io. E voglio mettere. Tu metti l'olio. Mettiamo. Ciao, aspetta. Tocca l'olio. Ok ragazzi, mescolati. Esagerato! Ok, mescoliamo. Ragazzi, è meglio prima mescolare senza accendere, perché sennò schizza dappertutto. Allora la farina deve sparire. Scendi. Ok, adesso mettiamo il pane degli angeli. I bambini piccoli stanno superando i grandi. Tu sei bambina piccola. Ok, cosa ci vuole? Adesso bisogna mescolare. Ragazzi, io vado in bagno. Ciao! Adesso lentamente, dammi il bagno, mi dispiace. Adesso lentamente aggiungiamo gli agrumi. Ok ragazzi, adesso dobbiamo versare questo qui dentro. Però ci sono i cubi poveri. Ok, ci mettiamo. La colomba è quasi pronta, mancano solo questi ingredienti e dobbiamo fare dei buchi per metterci la Nutella. Ok ragazzi, mettiamo la Nutella qui, nei buchi che abbiamo fatto con i buchi.
questo. E abbiamo fatto con questa. Ok ragazzi, Davide si è stancato, perciò fare. Adesso mettiamo i confettini, quelli che sono. Lui bianchi, io colorati. Guardate insieme a noi questa meravigliosa trade. Like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.